ho lavorato 5 anni in una compagnia di danza contemporanea che si chiama Scaramagai di Erminia Sticchi, e con questa compagnia abbiamo partecipato nel corpo di ballo alla Cantata dei Pastori di Peppe Barra. Guardando gli attori, che era un'espressione, era un linguaggio di cui avevo bisogno, anche di questo, bisogno anche di esplorare questo altro tipo di arte, anche se mi è sempre piaciuto tantissimo da bambina, però l'idea di parlare o di esprimermi con la voce era qualcosa che mi faceva tantissima paura. Poi questo è stato per me proprio il click. Poiché io le cose le devo fare bene, così ho detto faccio l'accademia. Poi ho capito che in realtà mi ero già molto avvicinata al teatro da più piccolina, perché appunto ho guardato La gatta Cenerentola a 3 anni, anche il secondo atto, tutto dove canta Cenerentola. Lessi che c'era il bando per il Bellini, ma non lessi, cioè lessi quello di 3 anni prima, perché è triennale, ogni 3 anni fanno le audizioni, e quindi credevo fosse, era a gennaio, credevo che le audizioni fossero a novembre. Invece vado a chiedere informazioni, mi dicono guarda che il provino è tra un mese. E io vabbè. Dice no, ma prova. E aspettata, insomma, dopo 10 lezioni di teatro. Per esempio da Vincenzo Malinconico mi sono portata una grande, cioè di non essere schematica, perché ovviamente essendo il mio primo grande progetto, il mio primo grande ruolo, avevo l'ansia di seguire perfettamente, di essere precisa, che lo sbaglio secondo me a questo punto ho capito più grande, essere precisa. Resta con me è stata una grande prova di anche di rapidità. E poi c'era la questione lavoro, interpretare un lavoro che è quello poi della poliziotta, quindi è proprio un lavoro distante, difficile capire che cosa si prova e come affrontare il pericolo in modo verosimile, perché poi cerco sempre di portare la verità, cioè delle persone, non dei personaggi. Non mi perdonerà Sidney, ma non conoscevo la storia di Mixed by Harry. Quando ho letto la storia, cioè, ho pensato è incredibile, non si può non, appunto, non portarla in scena. Interpretare persone che esistono, una storia che esiste. Mi sono portata la responsabilità da quel set. L'attesa l'affronto in base sicuramente a come sono emotivamente in quel periodo, da cosa mi succede intorno. È faticoso e non si può dire non ce la faccio più. Ho imparato a cercare molte risorse dentro di me, cioè non dire mi piace questo quindi faccio questo, dire che cosa mi piace, cosa vorrei imparare. E di solito è sempre qualcosa che poi prende vita, prende forma. E quindi cerco di colmare quei vuoti anche così, con le cose belle. Non ho un mito, non ho miti, io mi ispiro all'umanità. Guardare l'umanità per quella che è, rimanerne delusa, sorpresa e di farmi attraversare dall'umanità. Ho avuto dei momenti anche molto complessi nella vita e non sono riuscita ad avere un modello o un esempio. Ho cercato di capire da sola quale potesse essere la cosa giusta per me e per il benessere, diciamo, collettivo delle cose. Allora, sicuramente vorrei interpretare anche un uomo. Personalità molto distanti dalle mie, perché sicuramente è più una sfida, più divertente, più difficile non stare comodi, però è il bello del mestiere. O comunque personalità che non vengono comprese, ma che in realtà sì, io le ho capite. L'arte è ovviamente l'espressione, la possibilità di qualsiasi essere vivente, no, di esprimersi, è sopravvivenza. No, penso che proprio non c'è da aggiungere alla parola sopravvivenza.